presentare i nostri ospiti. Per Ebro, over 40, abbiamo Mariana Chiara, BFM, open femminile, Pierluca Principalli, per la CS, over 40 e amatori, abbiamo Luca e Maurizio Permuso. E, per ultimo ma non meno importante, abbiamo la nostra Loredana Di Ponzio, direttamente dalla Unisco Milano, responsabile arbitri. Allora, adesso io vi lascio la parola, in 2-3 minuti presentate pure la vostra squadra. Prego. Siamo dal Basket Femminile Milano, una società relativamente giovane a Milano, la quarta stagione di vita della società, la prima stagione WISP, poi siamo affacciati con una squadra open, le Under 14 e le Under 16. La partenza di questa esperienza ci lascia molto soddisfatti, dal punto di vista organizzativo, dei campionati, di gestione, ma soprattutto quello che ci interessa di più, ci lascia soddisfatti dal livello di divertimento delle nostre ragazze, che dopo tutte le partite tornano fino ad ora vincenti, che aiuta a essere poi sorridenti e soddisfatte, quindi siamo contenti e l'idea di iniziare con tutti i campionati WISP è stata vincente per il momento. Io sono Mariana Chiara, alleno il gruppo Ebro per 40, alleno in Ebro e anche in basket femminile Milano. Con tutte e due le realtà sto facendo WISP, non solo quest'anno ma anche negli anni precedenti. E la cosa veramente importante, sia per un gruppo over 40 che sono principalmente genitori di ragazzi che giocano all'interno della stessa società, è il divertimento. Noi viviamo questa cosa sia come giovanile che come senior da qualche anno, l'organizzazione è sempre impeccabile e il divertimento viene prima di tutto, sia in campo che fuori dal campo, anche durante le finali, un bellissimo, sono dei due giorni nelle quali giocano genitori e figli in sequenza e tutti ci si diverte, si partecipa a tutti per stare in campo e per divertirsi. Importante sicuramente il risultato perché nessuno di noi gioca a perdere, però non è l'unico fine. CS. Allora, siamo del CS Free Basket, anche noi stiamo partecipando al campionato WISP con over 40 e amatori ormai da 5 anni. Di questo siamo felicissimi. In realtà il gruppo è unico, è nato prima con i genitori dei ragazzi che giocavano nella società e poi piano piano si è ingrandito fino a costringerci già l'anno scorso a creare le squadre separate. Comunque teniamo molto ad avere invece gli allenamenti insieme, tutto quello che comporta le difficoltà di velocità, di tempistiche diverse. Diciamo che non guardiamo il risultato, visto anche la nostra classifica. A volte ci piace guardare al contrario, siamo sempre verso il fondo, però proprio perché, come diceva lei prima, lo spirito nostro è proprio quello del divertimento. E poi cerchiamo di incarnare quello che è lo slogan della WISP, sport per tutti, perché abbiamo un giocatore da cui il numero di maglia corrisponde alla data di nascita, che è 38, che è Guido Lorenzetti, che è una persona veramente eccezionale. Quest'anno subiamo a livello sia over 40 che amatore la mancanza di un elemento per noi fondamentale, per quello che siamo gli ultimi in classifica, che è Alessandro Grassi, che ci ha fatto male purtroppo un ginocchio e speriamo che torni con noi presto. Buongiorno, sono Luca del CS Free Basket, sono un giocatore della squadra Under e siamo una squadra, prima che un gruppo di giocatori, siamo un gruppo di amici e penso che questo sia anche la nostra forza anche durante le partite. La squadra under è composta da giocatori che vanno dai 16 ai 25 anni, perciò è bello anche stare insieme, penso, come già detto, che il divertimento è la prima cosa. Penso anche che la nostra squadra di under è stata creata da un paio d'anni comunque e ultimamente sono arrivati nuovi elementi davvero importanti per la squadra, perché quest'anno puntiamo in alto, in ogni caso sappiamo avere le potenzialità per fare bene. Speriamo di non perderci le partite magari punto a punto come ci è capitato in questo inizio di campionato. Però penso anche che la nostra fortuna è quello anche di allenarci con gente appunto over che ci può sempre dare una mano, può sempre insegnarci qualcosa di bello anche. E comunque penso che anche personalmente essere allenati dal proprio padre
sia una cosa molto bella perché non capita tutti i giorni, quindi è tutto in famiglia. Quando si litiga con il coach poi a casa. Esatto, le conseguenze si riflettono. Questa è la cosa forse più bella. Va bene, Loretta, spendi qualche parola. Io ne ho una squadra più criticata forse. E quella degli arbitri. Però tutto sommato, sai come si dice, se non c'è l'arbitro non si può giocare. Quindi, come ti dicevo prima, l'altra volta, obiettivamente gli arbitri servono. Anche loro, noi abbiamo anche lì, andiamo dagli under agli over 40. Quindi è una squadra mista che ovviamente allenare è un po' difficile, ti dico la verità, perché comunque sono vecchio basket e nuovo basket. C'è un po' di differenza, forse anche tanta, io mi trovo nel mezzo, quindi cercare di portare quelli del vecchio basket ad arbitrare un nuovo basket è difficile, perché prima era molto tecnico, adesso si corre tanto, quindi è proprio una pallacanestro diversa. E alla società si chiede ovviamente di aiutare l'arbitro, anche perché andando in singolo non è facile, quindi si chiede di aiutarlo, poi ci sta l'arbitro sbaglia, come sbaglia il giocatore, come sbaglia l'allenatore, ci sta tutto, solo che avendo il fischietto in bocca ti posso assicurare. È la cosa più brutta in assoluto, guarda. Va bene, allora il tema di oggi è l'importanza del mini basket sia anche nel settore giovanile, la crescita dei giocatori indipendentemente da a che livello arrivino, se Serie A, Serie B, WISP, eccetera. Secondo voi quanto è importante, quanto è fondamentale partire fin dalla giovane età e come funziona nella vostra società? Allora, io faccio mini basket da più di 20 anni, lo faccio ancora oggi pur allenando anche categorie senior. Il mini basket è fondamentale, nei primi anni non è una questione secondo me tecnica o tattica, ma è una questione di costruire la passione. La passione per quello che fanno questi bambini, che è quella che in teoria se andiamo in campo anche come over 40 abbiamo ancora noi oggi. Quindi è il trasmettergli la passione per questo sport, potrebbe essere qualsiasi altro sport, però trasmettergli una passione e una costanza nel fare le cose. Le questioni tecniche si possono inserire più avanti, si possono vedere successivamente, non è un problema nell'immediato. I primi anni secondo me sono fondamentali proprio per costruire nel bambino una passione e una costanza, perché poi arrivati a una certa età, anche in quinta elementare, prima media, i loro impegni fare sport, qualsiasi sport a livello anche agonistico e impegnativo. Quindi il costruire una mentalità che la pallacanestro è un impegno, io ho quell'impegno, devo costruire questo. Tutte le questioni tecniche, tattiche, poi si possono veramente costruire nel tempo. Poi se c'è passione, il bambino viene in palestra ed è una spugna, assorbe tutto quello che noi gli diciamo. Se non c'è passione, vengono lì perché potrebbero essere da un'altra parte. Quindi secondo me il punto del mini basket è la passione per quello che si fa. È quello che si porteranno avanti nella vita, presumo. Lui dice, siamo un gruppo di 16-25 anni, io penso che i compagni di squadra sono poi degli amici della vita. Quindi, sì, insomma, la passione da trasmettere è il grande lavoro dell'istruttore di minibasket, non lo chiamiamo allenatore, l'istruttore di minibasket, il quale si trova in palestra un gruppo variegato di bambini, che per lo più sono lì o perché i genitori sperano di avere un campioncino o perché i genitori quel pomeriggio, non avendo il catechismo e il corso d'inglese, devono riempirlo. Quindi i bambini che entrano in palestra al mini basket con la voglia di giocare a qualche cosa sono veramente pochi all'inizio, cioè, sono lì perché è una delle loro attività. Ricordo mi è capitato alcune volte quando da dirigente di società andava a fare promozione, cioè volantinaggio davanti alle scuole, di sentire dei bimbi delle elementari che dicevano no, io ho già l'agenda tutta impegnata, non posso fare anche il basket. E altrimenti ripasso più avanti. Quindi i bambini sono delle spugne e grazie a Dio sono neutri. È l'istruttore che li deve trasmettere
quella passione e quell'amore che lo anima, anche perché se non fosse lui pieno di passione non andrebbe il pomeriggio alle 4:30 in una palestra per lo più fredda. Quindi la passione è sicuramente il primo elemento. Il gruppo è, secondo me, anche secondo la mia società, la seconda cosa. Creare il gruppo, tenerli insieme e per quanto possibile farli crescere insieme. Poi prenderanno strade diverse, faranno scuole diverse, ma più rimangono legati come gruppo, migliori sono i risultati, anche quelli sportivi, ma soprattutto i risultati di crescita di questi ragazzini che se continuano e vanno avanti sicuramente crescono più sani da un punto di vista fisico, da un punto di vista comportamentale, da tanti punti di vista. E quindi tenerli legati è bello, vederli crescere, passare dal mini basket a fare le prime partite di campionati ufficiali, sono soddisfazioni. Noi come società quest'anno vediamo le prime bambine che dal mini basket stanno esordendo nelle squadre senior. E beh, è bello vedere anche i genitori, che non sono i genitori che pensavano di avere il campioncino, ma sono i genitori che sono contenti di vedere che la loro ragazza è cresciuta e continuerà a crescere, poi già 16 anni, 15 anni, è ancora una bimba. Sì, nella società è talmente importante il lavoro fatto da piccoli che abbiamo anche una sezione del micro basket, quindi questi bambinetti, che è una cosa spettacolare, veramente sono piccoli, questo pallone in mano è veramente fantastico. Secondo me è fondamentale il lavoro che fa l'istruttore di basket, come dicevo prima, anche dal punto di vista psicologico, perché spesso quando hanno questa età ci si trova davanti a dover scardinare delle situazioni psicologiche che magari un istruttore di basket precedentemente non è riuscito a gestire. Quindi io veramente apprezzo tantissimo il lavoro che fanno nel basket anche da questo punto di vista, perché una volta che sono diventati grandi diventa difficile, cioè l'aspetto tecnico è un'altra cosa, perché se c'è l'aspetto psicologico che blocca è la fine, cioè uno può essere tecnicamente bravissimo se c'è un problema psicologico dietro, quindi il trasmettere l'importanza di determinati valori, cioè arrivare, il combattere fino alla fine, l'essere conscio di quelle che sono le capacità, pur minime, non ha importanza, l'importante è il concetto di squadra e si crea, cioè la basket, è difficile poi crearlo a età superiore, insomma, quindi è un lavoro fondamentale. Beh, tu che sei un pochino più giovane, sei un pochino più fresco, devi essere Io proprio, innanzitutto lo colleghiamo un secondo sul concetto di squadra, perché penso che la cosa più importante, forse, che mi ricordo anche, beh, mi basta che l'ho finito da un po', ok, però la cosa forse più importante è che entra una mentalità che oltre te stesso, che magari altri sport come il tennis, sport individuali non ti danno, che oltre te c'è qualcun altro, tu fai qualcosa per gli altri anche, tu sei un tutt'uno con un'altra persona, perciò la cosa importante è capire che non è importante che tu magari faccia 40 punti, ma è importante che magari ne fai 0 ma aiuti la tua squadra a vincere. Questa è una cosa principale e è una cosa che sento molto mia, perché io personalmente sono molto così, la cosa importante per me è la squadra e non il singolo. Questo fin da piccolo te lo metto in mano. Esatto. È un concetto molto importante comunque per gli sport di squadra, perché alla fine. Come chiamiamo noi, no? Come lo chiamo io, quando vedi quel giocatore che proprio non passa la palla neanche a morire, è proprio veneziano! Professionali con i bambini, nel senso che è vero, li dobbiamo appassionare, non sono professionisti, ma noi dobbiamo essere professionali, cioè noi dobbiamo andare in palestra con loro nel pieno rispetto del bambino, quindi se io vado a fare lezioni di mini basket, sono un istruttore, vado in tuta perché pretendo che il bambino venga vestito in un certo modo, rispetti le regole e io per primo devo rispettare delle regole. Già noi lì gli mettiamo dei paletti, no? L'allenamento inizia a quell'ora, devi essere a quell'ora, se non vieni a una certa età poi si inizia a insegnare questa cosa, mi devi avvertire. Quindi un certo tipo di professionalità
anche nel bambino, che poi lui si porta nelle squadre superiori e, come anche diceva lui, il rispetto della squadra è fondamentalmente, comunque è uno sport, è agonismo, possiamo raccontarci che voglio vincere, perdere, partecipo, però io sono dell'idea che nel momento che entro in campo cerco di dare tutto per arrivare a segnare un punto in più o a prenderne uno in meno. Dopo, come è finita, però nel momento in cui sono in campo trasmettiamo anche questa sorta di agonismo nel bambino, perché sennò loro capiscono che la cosa è fatta un po' così. Sì, giochiamo oggi, giochi domani, però non la prendono nella maniera giusta. Vabbè, questo è... vale. Comunque c'è un obiettivo. Questo deve essere... L'obiettivo ultimo è vincere, l'obiettivo vero è tirare fuori il massimo che puoi fare. Di tutti i bambini che entrano in un corso di mini basket, non ho idea di quale sia la percentuale, ma ben pochi arriveranno a giocare senior. Di quelli che arriveranno a giocare senior, un minimo andrà in squadre da Serie C in su, ma l'importante è che ognuno arrivi a fare quello che può fare, al massimo divertendosi, perché vedere ragazzini, non nel mini basket, ma già nelle giovanili, che vanno all'allenamento con l'atteggiamento di chi deve andare a timbrare il cartellino, a quel punto no, trovati qualcos'altro, non fai bene a te stesso prima di tutto, e quindi non serve niente, anche se fai 40 punti e fai vincere la tua squadra, se non vai in palestra col sorriso e con la gioia di stare con i tuoi compagni, con il tuo allenatore e divertirti, non c'è qualcosa di sbagliato. Cosa si è inceppato? Nel senso, se si parte da un mini basket, no? Alla fine si sa che chi va avanti è perché ha tanta passione, perché altrimenti un bambino, se vuole giocare a calcio piuttosto che a basket, dice mamma io vado a giocare a calcio, finisco il basket. Si possono fare tutti e due. Sì. Perché sarà anche quasi tutti e due, perciò no, studio però per dire, ci sono tanti bambini che magari crescendo si accorgono di voler cambiare sport. Io li ho fatti tutti, quindi mi sono accorta di voler cambiare sport. Però un ragazzo che comunque nelle giovanili, quindi avrà già 15-16 anni, comunque c'è conscio di quello che sta facendo, non il bambino che il genitore mette lì, perché arriva a partecipare ad un allenamento giusto perché deve farlo? Si è inceppato qualcosa di psicologico? Cioè, si sente in obbligo? A parte che il ragazzino di 15-16 anni che sta attraversando quel delizioso periodo della vita che è la scienza, in cui insomma cioè, poi può succedere di tutto, da disappunto per una partita in cui è stato di più in panchina, da a me quando avevo 15-16 anni, se prendevo un colpo duro e mi facevo male, poi stavo lì un po' di tempo con il freno a mano tirato perché non mi andava di compromettere altre cose o quant'altro, quindi ce n'è di motivazioni. Tanto però fa l'atteggiamento imposto in taluni ambienti ai ragazzini, cioè, no, non neghiamolo, ci sono a un certo livello, lo puoi anche immaginare, ma anche a livelli che non sono quelli delle società di Serie A, non sono quelli dei grandi vivai, ci sono situazioni in cui si impone una disciplina che va oltre la disciplina sportiva e l'educazione, si impone un livello pseudo-militaresco che fa perdere il sorriso. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Giustamente non... come capita, se vieni, se non vieni va bene lo stesso, però neanche... Cioè, è importante che tu venga, però se c'è un problema lo capisco. Capisco. E anche il dialogo, nel senso la società, i dirigenti legati a un gruppo e l'allenatore, specialmente in queste fasi dell'età in cui è il ragazzino che inizia a esprimere le sue volontà o no, però con delle difficoltà, perché i primi approcci con le sue responsabilità, il ruolo del dirigente della società e dell'allenatore sono fondamentali, perché tante volte è più facile, a me è capitato che il genitore stesso dice ma con te parla più facilmente, no? Perché ha meno remore a venire magari a dirti un problema, a dirti una cosa, tu lo sai prima, e quindi delle volte se tu
lasci quella porta aperta, è difficile. Riesci anche poi a verificare. Poi io. Si può allenatore, secondo me, sta lasciando che per me è come un padre, perché diventa, diciamo, una sorta proprio di, non di amico, ma una figura educativa su cui davvero prendere non solo insegnamenti dal punto di vista del gioco, tecnico, tattico, ma proprio dal punto di vista umano, e potrebbe essere anche, secondo me, un punto di riferimento, magari anche quando a casa magari è una giornata storta, è un periodo brutto, è un aiuto non indifferente, sicuramente. E comunque ci sono anche tante alternative adesso, dal computer, poi c'è chi va all'oratorio, i Boy Scout, veramente hanno mille cose da fare, altro che agenda piena e dover prendere l'appuntamento nel 2018. Poi delle volte arrivi alle 6 di sera a Milano, fa freddo, c'è la neve, riuscire di casa per fare l'allenamento è anche mentalmente complesso, ma per chiunque, anche noi che andiamo ad allenare. Vabbè, certo, non è solo per i ragazzi. Poi veramente viene fuori la passione. E la passione, no? Cioè, però, qui torniamo, vorrei tornare a portare a tutti un video del suo giocatore della classe 38, tutte le volte che lo incontro in campo, ma solamente l'idea di prendere la borsa, venire in palestra, farsi il riscaldamento, entrare in campo, è tutto. Un fatto compiuto, un'esercizio di cosa vuol dire passione. Per noi è un esempio, è un modello, soprattutto per loro. Poi noi ci dà la possibilità di dire, beh, insomma, c'è ancora un po' di anche noi. I giovani, diciamo, che dà proprio la voglia di giocare fino alle 157 anni. E infatti, come dicevo, cioè, qualsiasi livello puoi arrivare, no? Perché non è detto che devi giocare in Serie A per andare avanti tanti anni. La cosa fondamentale è divertirsi, cioè, alla fine, magari giochi in Serie A, non ti diverti neanche, dico che cioè, è bello guadagnare soldi, però assolutamente, come un lavoro, un conto ti piace, un conto ti guadagni, va bene. I soldi sicuramente aiutano, però secondo me la passione anche per il proprio lavoro, per quello che si fa, per quello con cui lo fai, secondo me è importante molto. Va bene, allora io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso passiamo alla zona tecnica con Loredana Di Ponzio. Allora, come già detto al calendario e anche prima dalle altre interviste fatte, noi abbiamo diversi campionati. E di questi campionati solo il campionato maggiore, la Platinum, è in doppio, tutti gli altri arbitriamo in singolo. Adesso l'arbitraggio in singolo non c'è una meccanica vera e propria da seguire come in quello doppio, quindi abbiamo gli arbitri dove io alle riunioni do delle indicazioni e loro devono per forza di cose leggere anche la partita, perché le indicazioni che do sono soltanto suggerimenti dove devono posizionarsi, quindi l'idea è far tipo adesso guarda l'arbitro che comunque è costretto a farsi tutto il campo in una giovanile dove obiettivamente i ragazzini corrono, quindi deve cercare di prendere una posizione buona per valutare bene l'eventuale contatto che c'è praticamente. E non è facile, le squadre, fortunatamente tante squadre ci vengono incontro perché aiutano anche l'arbitro. Qualcuna si lamenta perché ovviamente l'arbitro non vede, non ha fischiato, però obiettivamente io posso assicurare, l'ho fatto anch'io per tanti anni, arbitrare in singolo dove non hai le linee guida è difficile, a meno che non hai un fiato della miseria e ti fai tutto il campo ogni volta come quest'arbitro sta facendo adesso, però obiettivamente non so quanto reggerà perché farsi tutta la partita con dei ragazzini che fanno avanti e dietro, quindi non hanno schemi, non hanno giochi e tutto. Ma a quell'età il fiato c'è? Esatto. I nostri arbitri, qualcuno è anche abbastanza in età. Ovvio. Non è un ragazzino, diciamo, ecco. Quindi viene difficile stare dietro ai ragazzini per 40 minuti. E questo comporta comunque la parte dell'arbitro. Anche un certo, cioè quando vedete l'arbitro, quando si vede l'arbitro fermo e tutto il resto, per alcune situazioni chiediamo noi di star fermi, perché se lui legge la partita magari riesce anche a vedere che il gioco forte è in determinate posizioni, tipo il play piuttosto che il pivot, e quindi si posiziona lì dove c'è un gioco più forte. Quindi io chiederei alle squadre di ovviamente non martellare il singolo, perché comunque non è facile, altrimenti veramente arriviamo a quello che purtroppo a me sta succedendo adesso,
con vari provvedimenti, presi e tutto il resto. Le proteste ci sono, ci saranno sempre, fanno parte del gioco, però l'arbitraggio in singolo effettivamente non è facile. Anche per oggi abbiamo concluso e vi do appuntamento la settimana prossima su Wisp Milano Channel con A Tutto Wisp.